Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video per quanto riguarda acquisti fatti da Kiko. E sì, ho preso un bel po' di cose, ma perché c'erano un bel po' di sconti e quindi ho preso un bel po' di cose. Cosa vi faccio vedere per prima? Allora, per prima cosa vi faccio vedere delle cose che ormai vi ho fatto le orecchie così. E sono le salviettine, queste qua scrabbanti. Vi ricordo che tutto quello che vi faccio vedere l'ho preso con lo sconto del 50%, in più c'era un altro sconto e alcuni sono anche scontati del 70%, quindi ho fatto un mix. Allora, se ho il rossetto nei denti, scusate. Allora, iniziamo. Per prima cosa vi faccio vedere queste qua, che sono le salviettine che io compro sempre, 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 dico sempre, che sono le salviettine scrabbanti. Io ce l'ho qui, vedete che sono sottili perché stavano per finire, e quindi le ho acquistate, visto che il prezzo era basso, ho preso in ballo la situazione e ne ho presi due. Queste sono le salviettine che utilizzo se non faccio uno scrub prima di truccarmi, perché così facilito tantissimo l'applicazione delle creme, del fondotint e di tutto quello che ne deviene dopo. Poi, sempre per quanto riguarda gli acquisti che faccio sempre, questo è quello che sto utilizzando, ne ho presi tre, che sono il blush, i brush cleanser, che sono questi qua, ne ho presi tre, perché, vi ripeto, per me sono ottimi, sono i migliori. Io spruzzo sul pennello, passo sulla stoffa o su una tovaglietta del genere e mi pulisco tutti i pennelli. Per me sono ottimi davvero, ne ho presi tre, ve li faccio vedere uno solo perché è inutile farvele vedere tutte e tre. Ne ho presi tre perché erano scontati, lo sconto era molto appetibile, quindi gnam. Sono questi. Poi, una cosa che non mi riguarda, ma questo l'ho comprata alla mia amica perché l'ho vista ho visto questa recensione da uno youtuber, siccome mi fido molto di questa persona l'ho voluto prendere, ed è il Black Clay Mask. Questa è nella confezione nuova, ma c'è anche la confezione vecchia, se non mi sbaglio è verde. E questa è una maschera viso purificante e opacizzante, arricchita con argilla nera e carbone. Riduce il sebo cutaneo e la visibilità dei pori. Io l'ho presa per lei perché lei ha una pelle molto molto grassa. Questo è il tubetto. Questo qui è il tubetto, vabbè, qua si vede. Sono così. Questo è il tubetto della maschera. Li ho anche preso, non so se avete visto già il video del Lidl dove le ho preso una specie di spugnetta per esfoliare il viso, e quindi anche questa è ottima per lei perché ha molta impurità sul viso e ha una pelle grassa. Sempre per quanto riguarda il viso, ho preso due cose. Queste sono per me. Questo è uno scrub esfoliante e tutto. Allora, questo è uno scrub levigante e delicato. Mi piace tantissimo perché ha queste particelle con il rosa ed è molto molto bella, cioè guardate qua, è bellissimo. Ecco, questa. Non vedo l'ora di utilizzarlo ed è uno scrub, vabbè è sigillato, se no finiamo domani. È uno scrub per il viso. E quindi voglio utilizzarlo sempre con la spugnetta che ho preso al Lidl, quindi lo metto sulla spugnetta oppure sul Clarisonic e lo utilizzo sul viso. Non vedo l'ora di utilizzarlo perché mi ha colpito subito e quindi l'ho voluto prendere. Un'altra cosa che ho preso è la mousse, ed è una mousse detergente viso purificante. Questa qui si risciacqua dopo l'utilizzo e sinceramente questa mi serviva perché stavo utilizzando quella che ho preso dal sito Maki Beauty, ma sinceramente mi brucia tantissimo gli occhi, cioè sul viso va bene ma sugli occhi aiuto, non riesco, mi brucia tantissimo, non riesco più ad aprire gli occhi, quindi voglio provare voglio provare questa.
Voglio provare questa e vedere come mi ci trovo. Questa 200, a 150 ml di prodotto ed è questo. Si vede? Sì, questo qua. Poi, Stefania e le sue passioni creme. Ho preso questa crema della Green Me, della parte verde, diciamo, di Kiko. Ed è una crema semplicissima. Io l'ho vista là e quindi l'ho voluta prendere. Mi piace tantissimo la composizione, nel senso che con il tappo in legno. Non la apro perché ho aperto per sentire il profumo e tutto, quella della Kiko, la Sicilian Notes, perché ne ho prese. Ne ho prese tre di quelle creme perché mi è piaciuta tantissimo, l'avevo già provata e quindi ne ho prese tre. Queste sinceramente non l'ho nemmeno aperta, quindi la voglio lasciare sigillata perché quando finirò almeno una di quelle utilizzerò questa qui. Questa è ancora, se non mi sbaglio, in permanente, quindi le altre sono in edizione limitata e quindi non saprei. Poi, a me piacciono tantissimo queste creme. Questa è una crema viso a base di acqua ultra leggera per un'immediata freschezza e idratazione. Applicare sulla pelle detersa e massaggiare fino al completamento assorbimento. Avendo una pelle secca, il mio viso ha bisogno di diciamo, essere idratato tantissimo e quindi ho bisogno di tantissime creme. Ad esempio, quella che sto utilizzando e la sto utilizzando ancora da poco, vi voglio far vedere a che punto è. Cioè, non so, oltre che ha dei peli. Cioè, non so se si vede, già siamo quasi a bucare, diciamo, questa parte. Quindi, mi serviva proprio una crema idratante perché io idrato sempre il mio viso. Continuiamo sempre per quanto riguarda la Green Me, ho preso altre due matite. Sapete tutti la mia fissa per la matita nera. Io in questo make-up indosso la matita nera, ma se volete sapere quale indosso e come ho realizzato questo make-up, visto che ci siamo, ve lo lascerò qua sopra, così nelle schede, così andate a vedere la realizzazione di questo bellissimo make-up. Allora, scusate, questa è una matita, ho preso una matita nera, una Kajal, e poi ho preso un pennellino della linea perché era scontato. Questa è una Kajal, la 104, sapete tutti la mia fissa per la matita nera, è così, e vediamo, wow, è nerissima, molto molto nera, curiosa io, curiosa. Questa è la matita e poi c'era scontato anche il pennello che ho voluto prendere ed è questo qui. Ha una parte come si dice? Una parte è angolato e l'altra parte invece è di applicazione. Devo dire che sono molto molto belli i pennelli quando sono in edizione limitata e quindi l'ho voluto prendere. Poi continuiamo, ho preso altre due cose, se non mi sbaglio sono delle matite. Sì, ho preso altre due matite ed erano queste, mi sembravano invece quelle lì. E ho preso un Everlasting Kajal e un Intensing Color. Quando ho visto che c'erano questi sconti, siccome io sto cercando la matita nera per eccellenza che mi sia cioè che scriva alla rima interna dell'occhio. Visto che ho il problema che non, cioè, non tiene, dopo un paio di minuti, diciamo un paio di minuti, già si inizia a togliere e quindi mi dà fastidio. Invece prima, cioè, voi mi dovete spiegare questa cosa. Allora, devo dirvi una cosa. Io prima ho preso, un paio d'anni fa, avevo acquistato ad una fiera una matita nera. La marca, era Luna. Quindi una matita presa al mercato e ho detto vabbè, chissà che matita sarà. Mi serviva soltanto per fare da base per lo smokey eye. Sapete tutti quando si fa con la matita, poi si sfuma la matita, si sfuma la matita, si sfuma e fai lo smokey eye. L'avevo presa solo per quel motivo. Ragazzi, scriveva all'interno dell'occhio che era una meraviglia. Una meraviglia. Mi rimaneva all'interno per tutto il tempo che io avevo il make-up. Invece adesso ho preso un sacco di matita della Kiko e qui ne avete anche la, come si dice, ve li sto anche facendo vedere. Ne ho prese altre, ho preso, cioè io vi voglio far vedere le matite nere che io posseggo, proprio per fare, una si è suicidata.
Queste sono tutte le matite nere, tranne alcune che sono questa, diciamo, il color carne. Queste sono tutte le matite nere che io posseggo perché voglio vedere quale matita mi scrive all'interno dell'occhio e rimane lì fissa senza muoversi minimamente. Le sto provando piano piano, ma ancora non c'è nessuna che rimane lì dove l'ho messa, quindi non lo so cosa farò. Comunque. L'unica cosa che posso fare è l'eyeliner, quello in gel, in pottino, che adesso vi faccio vedere. Allora, continuando, ho preso la matita della Crayon della Kiko, è una Everlasting Casual Crayon EUX. La matita si presenta in questa maniera e questo è il. L'altra era con la matita proprio a forma di matita. Questa invece è quella forse retraibile? No, con la cosa di plastica. Il colore non è nero nero. Non so se lo vedete anche voi. Allora, sembra nero, ma è un grigio canna di fucile. Non è nero, assolutamente non è nero. Quello accanto è nero. Questo è un grigio canna di fucile. E l'altra è un Intensive Color Long Lasting Crayon. Allora, questa è quella beige. No, questa è nera pure. Ah, questa è quella che si può sfumare. Ed è così, con lo sfumino da questo lato. E la forma sembra uguale. Anche il colore sembra uguale. Sì. Allora, sono abbastanza morbidi, eh? Di morbidi sono morbidi. Ed è questa qua. Vedete, questa più lunga. Non lo so, ovviamente. Questo ha anche lo sfumino, quindi mi potrebbe anche aiutare se la metto nella rima come eyeliner, però non lo so, devo vedere sinceramente. Allora, vi faccio vedere gli ultimi tre prodotti che indovinate cosa possono essere. Sono delle matite. Questa è una Color Casual ed è questa qui. L'altra forma. Comunque io ho preso tutte le matite nere possibili e immaginabili per quanto riguarda la Kiko perché li voglio provare e visto che erano scontate a pochissimo, ho la possibilità di che è questo qui il colore. Così ho la possibilità di utilizzarle e vedere quale dura di più all'interno dell'occhio, sinceramente, perché veramente così non si, cioè non posso andare avanti. L'ultima che vi faccio vedere è una Smokey Eye Pencil, quindi per fare degli smokey. E la matita è questa, quindi questa col grigio. Questa è anche la Mina. Questo mi piace come colore, molto più scuro degli altri. Ha la Mina abbastanza morbida ed è questo qui. Questo qua. Allora, come vedete, i colori sono buoni. Allora, alcuni sono canna di fucile, qui sfalza un pochettino il colore perché questi sono tipo canna di fucile, questi sono neri, questi due. Questi due, il primo è nero, questo è nero, questi due sono neri, gli altri sono canna di fucile, però li mette tutte nere, non lo so il perché. Ovviamente li proverò e vi farò sapere, ma avendo già utilizzato in precedenza. Mi è stato anche richiesto di alcune persone all'interno dell'occhio. Io utilizzavo l'eyeliner, questo qui in pot, non era quello della Kiko, ma se non mi sbaglio, era sempre preso al mercato. Ho voluto prendere questo qui della Kiko, che è dentro il pottino. Ve lo faccio vedere. Ed è questo. E questo messo con il pennello che adesso vi faccio vedere, che sarebbe questo qui. Non so se si vede, qui si vede. Questo all'interno dell'occhio mi scrive benissimo e io riesco a fare, cioè il nero rimane lì dove lo metti e non si sposta di un millimetro. Invece, so che alcune persone quando utilizzano l'eyeliner dentro l'occhio gli dà fastidio, gli porta irritazione, gli si gonfia l'occhio e tutto. Quindi state ovviamente attenti ad utilizzare il prodotto. Io la prima volta che l'ho utilizzato l'ho messo un pochettino qui alla fine dell'occhio. Sinceramente, dopo che sono ritornata, l'eyeliner era lì, veramente era lì, quindi ho capito che è buono, diciamo. E che su di me non mi fa un effetto brutto e che non mi irrita ovviamente gli occhi e tutto. E quindi l'ho voluto prendere e questa volta ho preso, visto che era scontato, ho preso questo qui della Kiko.
niente, ragazzi, ditemi cosa ne pensate, se vi sono piaciuti i miei acquisti, scrivetemi un commentino qua sotto, ditemi se ho fatto bene a comprare queste matite oppure no. Se mi avete trovato il rossetto sui denti, scrivetemelo qui sotto. Stefania, avevi il rossetto sui denti? Scrivetemi tutto quello che volete, ovviamente, come io ve l'ho detto sempre, in ogni mio video ve lo dico, basta essere educati. Scrivetemi tutto quello che pensate, se ho fatto bene o ho fatto male. Io vi ringrazio, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate, se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Got me fucked.